Due, uno. Ciao! Ciao! Parte nel quale vorremmo spiegarvi che cos'è come Roche. Ma va bene, vabbè, siamo due casi, aspettate, vai tu. Non usitava niente tutto quello che non è stato detto, verrà detto. Dai, cosa la facciamo? Che fatica! Dove è nato, cos'è, che cosa vuol fare? Va bene, pausa, ciao! Sto fermando un momento. Attenta! Questo è Quel Buon Vento. Ciao, questo è Quel Buon Vento, il podcast di Commeroshi, un piccolo brand di abbigliamento ecosostenibile nato nella provincia di Padova. Io sono Elena E io sono Francesco. e vi diamo il benvenuto in questo spazio. Spazione. Sì. Appartamento. Mi viene da dire, perché non me l'aspettavo così grande, sinceramente. Sì, dai. Ma perché siamo in questo spazione? Siamo in questo spazione perché nessuno sa che cos'è esattamente come Roche. Quindi ne Speriamo parleremo. di capire che cos'è come Roche, che cos'è questo piccolo brand e a chi chiedere, se non alla persona più skillata, se non al fondatore. Diamo il benvenuto a Dario Bellinato. Ciao ragazzi, ciao Ciao Dario. Dario. Ciao, tutto bene? Tutto Sì. bene, tutto molto bene. Tutto bene? Tutto a posto, tutto bene, rilassato, rilassato. Finalmente, finalmente. Bene, allora cominciamo subito. Allora, Dario, raccontaci un po' chi sei. Il tuo nome d'arte è Inkend, quindi come è nato Inkend e un po' come è nata la tua passione, perché tu sei illustratore, giusto? Sì, esatto. Allora, io sono illustratore con nome d'arte appunto Inkend. Ho fatto grafica pubblicitaria alle superiori, mi sono laureato all'Accademia di Belle Arti a Venezia e niente, tuttora appunto sono illustratore e dal 2017 è diventato abbastanza a tutti gli effetti il mio lavoro. Ok, illustratore di cosa? Illustratore principalmente di mitologia, folklore giapponese e orientale. Ok. Come mai questa passione per il Giappone? Allora, la passione per il Giappone fondamentalmente è partita da quando ero più Cioè, partiamo piccolo. proprio dalle basi. Perché è nata? Perché? Fondamentalmente, appunto, da quando ero un po' più piccolo, legato ovviamente a cartoni animati che mi sparavano la Ovvio, TV, ovvio, come come tanti altri, tutti. credo. Quindi ancora Ufo Robot, Lady Oscar, e fin poi ad arrivare a quelle un po' più recenti, per esempio Naruto, quello che mi ha un po' più forgiato, ecco, con la passione per il Giappone. E poi anche un po' crescendo comunque questa cultura un po' distante da noi sotto tanti punti di vista mi ha sempre un po' incuriosito, T'ha ecco. sempre detto qualcosa, Sì, t'ha sempre chiamato. picchiamo, sì. Bello. Con le illustrazioni, peraltro è molto bello, come perché ovviamente noi facendo le fiere assieme con Komeroshi si parla un po' del più del meno e appunto Dario ha cominciato giovanissimo ad andare alle fiere con le proprie Io illustrazioni. infatti sta roba non la sapevo. Non ci è passato abbastanza tempo insieme alle fiere. 17 anni avevi, scusa? 17 anni mi pare, sì, sui 17, Okay. Tu a 17 anni hai iniziato a far fiera. Sì, ho iniziato qualche piccolo evento così per un attimo capire com'era la situazione. Te lo sei trovato Sì, calzante. ho Ti è piaciuto? detto. Che questo può essere effettivamente, ovviamente. All'epoca lo pensavo in un contesto un po' più piccolino, però mi piaceva, mi gasava e dicevo, ok, figo, ci sta, mi piacerebbe fare qualche altro film. Sempre come Inkend, Sì. quindi. Dici qualcosa di più di Inkend? Sempre come Inkend, appunto il mio nome d'arte, mano d'inchiostro, tradotto letteralmente dall'inglese, e niente, è partito tutto da il mio logo, che sarebbe un incrocio tra, o meglio, una fusione tra uno scarabeo e una falena. Due fotografie che banalmente avevo fatto alle superiori e che mi avevano gasato, queste due macro fotografie, e mi piaceva il richiamo sempre alla natura, ovviamente, di questi due animali. E a questi due animali poi ho associato una
una frase, una citazione di Charles Adams, che sarebbe il creatore della famiglia Adams, che diceva: la vita è un'illusione, quello che è normale per il ragno è il caos per la mosca. Okay. Questa frase mi aveva un po' intrippato. Quell'immagine sono proprio, cioè, assieme ha molto senso. Con l'immagine della... del logo. Ok. Andatelo a vedere, lo trovate su Onkend. Appunto, nel logo non ci sono un ragno, non ci sono una mosca, però poi volendo ricollegare a queste due foto che avevo fatto, quindi di questo scarabeo e di questa falena, non so, mi piaceva tutta la fusione, ho detto ok, figo. Tradotto, insomma, un po' come vedere la vita da vari punti di vista. Giusto. Beh, un altro logo a metà è quello di Come Rossi. Quindi arriviamo al Come Rossi. Parlaci un po'. Allora, prima magari di arrivare al logo in sé, faccio qualche passo indietro. Giusto, perché lo sai che Dario va per compartimenti. Cioè, allora, questo, poi questo, poi quest'altro. Partiamo da... siamo rimasti al Dario Inkend che fa fiere. Sì. Ok. Dario Inkend che fa fiere nel 2017, 2018, 2019, Covid, 2020. Sì. Fiere bloccate. Sì. In quel momento, cosa ti è scattato? Allora, appunto, erano quei mesi, diciamo, si è bloccato tutto a febbraio, quindi tra marzo, aprile e maggio eravamo tutti chiusi in casa e ho iniziato un attimino a ragionare su questo progetto che avevo tenuto nel cassetto da un po' di tempo, che era appunto un progetto legato all'abbigliamento, quindi a voler trasmettere quello che disegnavo anche su altri prodotti, oltre che magari appunto alle stampe, eccetera. E niente, c'è da dire che avevo già fatto nel 2017 così qualche piccolo esperimento. Infatti io mi ricordo cioè nella zona della provincia di Padova girano delle felpe slavatissime e dei cappellini che tutti chiedono alle fiere e nessuno fa. Qualche pezzo raro. Qualche pezzo rarissimo. Ok. Vero. L'avevo fatto appunto qualche esperimento con i ricami. Ecco. Ok. Con il mio logo, quindi con il logo di Inken, quindi questo è stato per i fatti miei, per i conti miei, a fare qualche esperimento sulle t-shirt, sulle felpe, su qualche camicia. E ho detto ok, va bene, anche questo ci può stare. E poi da appunto eravamo chiusi in casa e là ho detto ora che ho tempo, perché prima appunto per questioni di tempo non avevo mai portato a termine questo progetto, ora che ho tempo proviamo a dargli una forma. E quindi lì nel mio studio un pochettino davanti al PC a provare a ragionare su questo. E lo scaldapiedi, ricordiamo lo scaldapiedi, bellissimo, perché... scaldapiedi importantissimo. Importantissimo. E ho provato ad iniziare appunto a metterci le mani. E niente, è partito tutto da una banalissima ricerca online. Ok. Nella quale mi sono imbattuto in questo termine, cioè questo termine giapponese Come Rossi, che significa il vento freddo che preannuncia l'arrivo dell'inverno. E da subito mi ha colpito tantissimo come frase. È una bella frase. Questa... Abbattante. Sì. Questo ha il suo perché. Da questa frase, appunto, ci ho ritrovato personalmente poi un po' di significati. Ok. Quindi, a parte il significato letterale del vento freddo che preannuncia l'arrivo dell'inverno, però sono immaginato questo vento freddo sinonimo di una novità. Quindi un vento freddo che arriva, magari ti tira uno schiaffo e ti dice guarda qui, guarda questa novità che è arrivata. E questo era il primo punto, ecco. Poi il secondo invece legato un po' più come un vento freddo
dal punto di vista ambientale, quindi sia dal punto di vista negativo, che può essere un vento freddo che preannuncia l'arrivo di qualcosa rispetto ai tempi che stiamo vivendo. Ok. Te sei sempre stato un po' sensibile a queste cose, cioè a sì, queste argomentazioni. Un po'. Ok. Sia anche come, non per forza un dato negativo, ma anche qualcosa che arriva e ti porta delle soluzioni o ti porta un vento proprio del cambiamento, anche a livello positivo, non per forza negativo. Bello secondo me che sia avvenuta questa cosa nel periodo appunto in cui eravamo chiusi in casa e tutti quanti aspettavamo questa cosa di tirare la boccata d'aria dopo essere stati chiusi per mesi. Sì, è simbolico molto. E niente, quindi questo, sì, abbiamo trovato, questo termine... Sì. Abbiamo trovato il titolo. Sì, esatto. Andiamo per ordine. Il titolo l'abbiamo trovato. Come era? Del tema c'è. Ok. Poi... Esatto. E niente, poi da qui il focus principale è stato quindi vento, questo vento, la parola vento, come poi viene anche ripresa dal kanji piccolino che abbiamo sopra la testa di questo logo, che significa appunto vento, e da lì è stato creare il logo. Ok. Creare il logo pensando a questi due animali considerati comunque diciamo sacri nel folklore giapponese. Sempre questa dualità comunque. Comunque sempre questa dualità. Come su Inkhand. Sì. Di questo lupo, e di questa volpe. Ok. Questi due animali che rispetto magari all'accezione che gli diamo qua in Occidente, in Giappone sono anche ripresi proprio nel folklore. Certo. Infatti il lupo era considerato comunque un guardiano dei viandanti, sì, okay, dei viaggiatori, e, mentre la volpe, la kitsune, è ripresa anche su tantissimi racconti mitologici, con anche quella, per carità, un po' di accezioni sia positive, sì, assolutamente, che negative, come in tutte le figure, cioè come in tutte le figure. Però vedendola dal punto di vista anche lì positivo, certo, comunque è una figura sacra, ecco. E quindi l'unione di questi due animali mi piaceva, e da lì poi i baffi, mi si è accesa un'altra lampadina, ho detto i baffi potrei ricollegarli agli sbuffi del vento. Infatti ricorda un po' è bello in queste curve, però mi piaceva un po' l'idea di questi buffi del vento, ecco. Da lì è venuto fuori un po' tutto il logo. Avevo il termine, ok. Avevo poi il logo, non era questo il primo, perché ovviamente anche lì ci sono venute un po' di prove. Ci credo, infatti. Beh, hai scelto quello più bello, ovviamente. Già, al primo colpo è difficile. Questa è la prova che è il primo colpo. Porca miseria. Vabbè. I primi che erano venuti fuori erano effettivamente tipo il primo era un lupo generico, sì, un lupo di tre quarti bruttissimo. Beh, quel seno di poi l'ho riguardato tipo settimana scorsa, perché ho riaperto il file, okay, ho detto no. Per fortuna no. Colore, giuro, colore sarebbe stato nero. Ok. Ero cattivo. Ah, ok. Però no. Non ci siamo. Quindi poi per fortuna è venuto fuori questo mix qua tra questi due animali. Quindi, nome. Logo. Sì. Significato. Concetto. Sì. Prodotto. Allora, esatto. Una volta che avevo il titolo e questa pagina di tema bianco su cui puoi scriverci qualcosa, divisa a metà ovviamente, ok, ecco, da lì poi è iniziato tutto con due prodotti che erano comunque due t-shirt, ok, adesso dico due o tre cosine prima, comunque è partito tutto con queste due t-shirt, tra cui una di queste tra l'altro è quella che ha lei sulla felpa, comunque la t-shirt bianca con il logo di Komeroshi, quindi facile, che ce l'abbiamo anche qua, ce l'abbiamo anche là, facile.
però appunto io volevo collegare a tutto questo progetto comunque un certo tipo di filosofia, una filosofia che il più possibile potesse comunque essere rispettosa verso l'ambiente. Qua andiamo sull'ecosostenibile, sì. Che ha sempre fatto parte di te, del tuo percorso, quindi lo dicevi sia con Inkend che con... Ok. Sì, infatti poi da lì è stato proprio il voler partire con una certa filosofia e quindi di conseguenza scegliere per esempio il cotone biologico come tessuto per i nostri capi. Anche prodotti riciclati, cotone riciclato. Sì, anche prodotti riciclati, anche per il nostro packaging, insomma, poi anche carta riciclata, un certo tipo di filiera, quindi con una serie di certificazioni. Quindi ho detto sì. Tutto fair trade. Tutto fair trade. Ok, ho detto, sì, voglio provare a lanciare questo progetto, però che abbia comunque delle basi un pochino solide da questo punto di vista. O comunque una scelta un po' più consapevole rispetto ai classicissimi... Boh, io penso nel mio settore, il mondo del tatuaggio, tantissimi tatuatori fanno magliette, boh, prendono quella marca di magliette X che fa, sì, magliette di cotone, basta, lo scopo qual è? Metterci sopra un disegno, boh, il gioco è finito. Invece qua non solo c'è stata una ricerca di un nome, una ricerca di un logo, eccetera, eccetera, ma c'è anche un messaggio, quindi un qualcosa di un po' più consapevole, una scelta consapevole. Sì, certo. Perché i tempi col Covid ci hanno anche fatto capire... Sì, hanno fatto anche delle... cioè, per dirlo, durante il Covid l'inquinamento si è abbassato notevolmente, soprattutto qui in Veneto. Cioè, è stato una cosa... Io mi ricordo che nel vecchio studio dove lavoravo, a Conegliano, avevamo questo studio con un fiumiciattolo proprio di fianco e venne fuori su Facebook questo video dove c'era uno stambecco, non so che cosa, un cerbiatto, che camminava dentro sto fiumiciattolo, ovviamente fiumiciattolo, ripeto, e che camminava di fronte al nostro studio. È passato solo nel periodo del Covid, cioè una cosa, la natura, che ovviamente è la cosa che abbiamo sentito tutti, che si è ripresa lo spazio, no? Sì, beh, anche in Giappone tra l'altro hanno avuto i problemi con tutti gli animali, perché loro hanno in parchi dei cerbiatti, credo, e anche no. Ok, e erano fuori controllo perché andavano un po' ovunque, quindi comunque... Cosa che prima del Covid erano impensabili, sì. Era assurdo, sì, sì. È vero, è proprio tutto l'opposto, è vero. Quindi una scelta, torniamo bomba sul torniamo bomba sul prodotto, sì. Quindi una scelta più consapevole di cosa fare, di che prodotti scegliere, eccetera eccetera. Sì, a questo appunto, oltre al prodotto in sé, ho voluto partire quantomeno cercando di a 360 gradi di abbracciare questa filosofia, quindi appunto come avevo accennato prima anche per esempio al packaging che usiamo per le spedizioni, sì. Quindi utilizzare carta riciclata e, con anche questa certificata FSC, comunque che abbia quantomeno una certa etica quando viene prodotta, ecco. E, oltre a questo poi accenno brevemente anche al discorso, uno dei più importanti, legato agli alberi, perché appunto per ogni prodotto che noi vendiamo andiamo a piantare due alberi in una località del mondo, sì, attraverso un'organizzazione no profit, okay, che si chiama One Tree Planted, un'organizzazione americana, e appunto attualmente tramite il sito poi si possono scegliere le località dove poi vengono piantumati questi alberi, o poi sulle fiere, quando vendiamo qualche prodotto in fiera, siamo noi poi a decidere dove, in base alla necessità, dove andare a poi a piantare. Nel frattempo è iniziato a piovere, quindi se sentite del tamburare, non siamo noi, ma è la pioggia. Non sono lavori in corso, è la pioggia.
Bene. Esatto. E niente, quindi appunto in questi tre mesi di Covid, marzo, aprile, maggio, c'è stata tutta questa progettazione, questa nascita di questa prima maglietta e di un'altra con un demone, con un Oni. Ok. Folklore giapponese. Quindi quella con le cose rosso. Sì, esatto. Okay, con la maschera rossa. Che finalmente è tornata, perché... cioè, tutti che stanno a chiedere, è vero, ci stava effettivamente, l'abbiamo fatto un po' aspettare, sì, abbastanza. E poi appunto l'8 giugno 2020 è stato inaugurato ufficialmente, diciamo così, il progetto di Komeroshi su Instagram, con il sito online, con lo shop online. Ok, allora rega, direi che abbiamo tediato abbastanza. Siamo partiti così, stiamo iniziando a conoscere un po' di più Dario e un po' di più almeno Komeroshi, cioè sapere che cosa c'è dietro, ecco. Sì. Quindi lo snoccioliamo, eh? Sì, lo snoccioliamo, Francesco. Bene, noi vi salutiamo, seguiteci su Instagram, su YouTube. E ci vediamo alla prossima puntata. Io sono Elena. E io sono Francesco. Qui andiamo da Dario. Ragazzi. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.